Mi chiamo Fabio Biondi, sono il direttore dell'Arboreto Teatro di Moro di Mondaino, invitato qui oggi a raccontare della nostra esperienza, che è un centro di studio e di ricerca per le arti sceniche contemporanee. In un piccolo paese che è Mondaino, in provincia di Rimini, un paese di 1.400 abitanti, dove da 15 anni abbiamo creato questo centro, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, per due attività, formazione e residenze, e perché soprattutto favoriamo l'ingresso dei giovani nella scena del presente, nella sperimentazione dei linguaggi creativi contemporanei. Quindi è un progetto molto importante che ha permesso a Mondaino di essere oggi riconosciuto un'eccellenza del teatro italiano, pur avendo, come dire, un budget di impresa molto piccolo, perché abbiamo un contributo pubblico che non è superiore ai 100.000 euro, ma gestiamo un teatro nuovo, due case foresterie, un bosco di 9 ettari, con un programma che, diciamo, va da gennaio a dicembre di ogni anno. La difficoltà è che purtroppo siamo immersi nella crisi economica di questi anni, anche se la provincia è una provincia nostra avanzata, però non c'è un rapporto pubblico-privato avanzato. Mondaino è un paese piccolo, quindi non ha un potere contrattuale economico, e quindi, come dire, da anni stiamo educando, forse molto male, gli enti pubblici a fare un'attività immensa con poche risorse. E noi purtroppo, la nostra crisi è che ci paghiamo, siamo in sette, un compenso di circa 500 euro al mese, e quindi puoi capire la nostra difficoltà è, diciamo, quotidiana. E una giornata come quella di oggi come può aiutarvi? È un punto di partenza verso quale obiettivo? Ma intanto tutte le occasioni in cui si può riflettere, ragionare, condividere un pensiero, ascoltare altre voci è un nutrimento fondamentale. E su scala locale, regionale, nazionale e internazionale. Noi abbiamo molti inviti a raccontare la nostra esperienza a livello internazionale. Qui sentiamo una regione che è, come dire, battagliera, che ha una forte volontà politica ma ha una sensibilità creativa sviluppata, e questa per noi, piccola realtà, come dire, è un sentimento che ci fa molto piacere.